Danilo! Ciao, benvenuti! Cosa ci prepari oggi? Oggi, prima di dirvi cosa fare, vi faccio una piccola introduzione con questo filmato. Avanti, avanti, introducetevi. La patente, signor giudice. Voglio perdere la causa. Ma questo qui è Totò? Sì. E come mai ci fai vedere questo video? Perché è venuto un signore uguale identico a lui, un po' alterato, un po' alterato, dicendomi che voleva un cappuccino al ginseng che l'avevano mandato qua. Come mai? Beh, una cosa che è una cosa rara, un cappuccino al ginseng. Beh, secondo me era la prima volta che lo facevo, adesso sarà la terza volta, combinazione. Ah, e come mai l'hanno mandato da te? Ma l'hanno mandato qua da me perché io non ho la macchina del ginseng e lui non voleva fatto con la macchina del ginseng. Ah, ma quindi era un intenditore. Abbastanza. Ma e come mai la macchina del ginseng, cioè è preferibile questo alla macchina del ginseng, la macchinetta a parte? Perché secondo me le macchine, gli automatismi, c'è sempre l'acqua che si riscalda, si raffredda, si scalda, si raffredda, perché alla sera chiaramente si spegne e quindi il prodotto ne patisce, l'acqua non è pura, il gusto soprattutto se si sente. E invece in queste macchine professionali? Beh, questa macchina qua l'acqua entra e esce perché c'è uno scambiatore di calore, quindi quel problema lì non sussiste. Però noi facciamo ancora una cosa più manuale. Io prendo, qui ho dell'acqua depurata, tengo questo rubinettino, non so se riesce sì? A vedere. Ecco, facciamo la misura chiaramente, no? Ecco, questo è un caffè, e prendo, ce l'ho qua anzi, prendo il ginseng, la mezza bustina di ginseng, caffè al ginseng. Ecco, guarda, e la tiriamo su. Quindi ecco, viene montato come se fosse il latte. Sì, questo qui è un ginseng che avevo fatto alcuni anni fa, 2 o 3 anni fa con il telefonino, il ginseng. Fatto vedere come ho fatto vedere adesso, no? Ecco. Sì. Lì abbiamo, diciamo così, quasi la metà. Adesso montiamo il latte per fare il cappuccino al ginseng. Quindi, scusa se ti interrompo, il ginseng fatto così, ci credo che il signore è venuto a cercarlo, con l'acqua osmotizzata, soltanto montato, con la schiuma. Quindi, come quella del cappuccio. Sì, infatti con l'acqua così risalta al massimo tutti gli ingredienti, cioè il caffè e il ginseng che c'è dentro. Bene. Ah, con l'occasione colgo l'occasione, insomma, per far vedere che molti mi hanno scritto, perché c'ho un video come fare scuola di cappuccino e caffè, che molti che sono alle prime armi hanno qualche difficoltà a fare la schiuma, come dicevo io, cioè il cremino. E mi sono studiato un sistema facilissimo. Se viene a vedere, così lo... Allora, si introduce il beccuccio, ecco, si monta appena un pochino e si lascia così, guarda. Ecco, l'ho girato per fare. Ecco, senza mani. L'unica cosa, si sente la temperatura, che è fondamentale. Non farlo sovvollire. Sì, e non deve arrivare a 80 gradi, 60-70. Ecco, e qua ci siamo. Guarda. Non ci posso credere. Ecco, praticamente, veramente, come si dice nelle barzellette, senza mani qui, Vabbè, insomma. Vabbè, con te sembra tutto facile, vorrei vedere, avrei già rovesciato il... Va bene, comunque in questo caso qua, adesso vi faccio vedere. Questo qui è il ginseng che si dice, guarda che bel cremino che c'è anche, sì? No? Beh. E qua mettiamo la crema, che dico io, vedi? Bene. Facciamo un cuore. E facciamo appena appena, giusto per decorare, un pochino di cacao. Torno di nuovo in un'altra tazza, qua, per far vedere il latte, come va fatto il latte del cappuccino. In quel modo là, più semplice di così, si muore, guarda, fino alla fine, guarda, è tutta crema fino alla fine. Ma si vede, guarda, vedi? In questa tazza è questo qui il cappuccino, vedi, guarda. Sì, in questa tazza con il ginseng si vede benissimo, perché si vedono le due consistenze. Esatto. La differenza, la consistenza differente tra il latte e quello del ginseng. Grazie Lillo. Cari amici, vi ho spiegato il cappuccino al ginseng che può sembrare, magari prende piede,
Speriamo. Grazie Lillo, ciao! Ciao, alla prossima volta.